Unica opera in Italia che ha un elevato livello di informazione e di trasparenza, quella del cantiere Gallico Gambarie, la strada a scorrimento veloce che collegherà la 2 alla nota località turistica dell'Aspromonte Regino, dove lo stato di avanzamento dei lavori si può verificare sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook. È iniziato proprio da qui il viaggio del governatore Oliverio per i cantieri della Calabria, una ricognizione che impegnerà i prossimi 2 mesi tra città e territori dove sono in corso importanti opere infrastrutturali. Il miglioramento e la messa in sicurezza delle scuole è un altro impegno che si sta concretizzando, ha ribadito il presidente durante la visita al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, seconda tappa del tour, dove si stanno completando i lavori per l'adeguamento sismico, un intervento pari a 2,4 milioni di euro a valere sui fondi regionali del PAC, Piano di Azione e Coesione. Uno dei circa 300 interventi per la sicurezza scolastica in oltre 250 comuni della Calabria. Ultima e terza tappa della giornata ha interessato invece il cantiere del potabilizzatore della diga del Menta in località Pendola, nella frazione di Armo. Altra priorità, quella del completamento della diga, previsto nel giro di qualche altro mese, un'infrastruttura strategica e attesa da oltre 40 anni perché è in grado di risolvere definitivamente l'emergenza idrica che da decenni interessa la città di Reggio e il suo Interland. Valeria Bonacci per la CNews 24.